con Sandro Vitale, presidente dell'ANPI, l'antifascismo in marcia qui al Consiglio Comunale di Reggio Calabria. Presidente, dopo, quando l'economia rallenta, avvengono anche dei fenomeni di crisi, comincia la crisi sociale e si tende sempre a compiere, ad accettare quelle che sono le scelte più facili per la popolazione. Scelte più facili significano i nazionalismi, l'uso della violenza, l'uso del potere. Ecco, il senso di questa manifestazione oggi è quello che si può fare per contrastare tali fenomeni. Sì, hai ragione nell'aver introdotto la tua domanda in questo modo. È certo che nella storia è accaduto e accade in questa misura, populismi, nazionalismi e poi quel che ne è seguito, le cose più brutte, la vera peste del Novecento, fascismo, nazismo, hanno affondato le radici in situazioni in cui c'erano crisi che mettevano a rischio il vivere, non dico la qualità della vita, che già è su un altro livello, ma proprio il vivere. E da tempo spirano e ci sono segnali in tutta Europa e anche in Italia. In Italia ci sono sempre stati, peraltro, chi si richiamava al fascismo, spirano appunto segnali di questo tipo. E da qui l'allarme che l'ANPI ha lanciato e continua a lanciare. Direi che rispetto all'allarme lanciato dall'ANPI non sempre ci sono state orecchie attente all'ascolto, adesioni, ma in quest'anno, 2017, si sono create delle condizioni nuove, anche perché ci sono stati nuovi segnali ancora più preoccupanti. Qualche giorno fa l'uso dell'adesivo con l'immagine di Anna Frank in un contesto di quello che dovrebbe essere uno sport, il calcio, e quello è stato l'ultimo dei segnali, ma ci sono stati addirittura momenti nell'occasione di elezioni ai consigli comunali, liste presentate che si richiamano a questo tipo di ideologia. E poi l'ultima che è accaduta, ecco perché siamo partiti a settembre, la notizia di una possibile, quasi sicura manifestazione che avrebbe richiamato l'anniversario della marcia su Roma. Lì l'ANPI ha chiesto di riunirsi insieme a tutte le organizzazioni, associazioni, partiti, movimenti di cui si conosce il DNA antifascista o almeno il DNA dichiarato, e c'è stata una bella riunione dall'ANPI nazionale. Quell'appello, quell'allarme dell'ANPI finalmente è stato accolto in maniera diffusa. Da qui poi la successiva iniziativa, che ha questo titolo che hai richiamato, l'antifascismo in marcia, e cioè proprio nell'anniversario di quel che accadde 95 anni fa, l'ANPI organizza quasi in tutte le più importanti città italiane delle iniziative che hanno tutte questo titolo, alle quali iniziative nei vari territori hanno aderito tante altre organizzazioni. La più importante in questo momento, mentre stiamo parlando, in Campidoglio, dove c'è Carlo Smuraglia che tiene la relazione, e ci sono appunto presenze importanti al fianco di Carlo Smuraglia. Qui a Reggio abbiamo rivolto l'appello, come a livello nazionale, in particolare alla CGIL e all'ARCI, che lo hanno accolto. Vediamoci, questa è stata la proposta, insieme nella sala del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, quindi nel luogo, diciamo, della democrazia, per discutere sulle iniziative per contrastare questi fenomeni, al primo punto. Al secondo punto, chiedere a tutte le istituzioni di essere, come dice la Costituzione, antifasciste, il che vuol dire
che le istituzioni non possono essere disattente o neutrali rispetto a quello che sta succedendo. E poi vorrei oggi proprio sottolineare il ruolo che ha o dovrebbe avere, dico dovrebbe avere, la scuola, le istituzioni scolastiche, perché io ricordo di essere stato per 41 anni nelle scuole, nei licei scientifici e di avere spesso sollecitato i miei colleghi a dare importanza a quella che spesso era una materia cenerentola, allora aveva la denominazione di educazione civica, perché spesso passando per le classi notavo che tra gli studenti era poca l'informazione, la consapevolezza almeno dei fondamentali della nostra Costituzione e poi in particolare della storia del Novecento. Poi il Ministero introdusse il Novecento nei programmi scolastici, ma ahimè credo che ancora ci sia bisogno di questo. Non a caso c'è un protocollo d'intesa tra il MIUR e l'AMPI, perché il MIUR riconosce nell'AMPI un soggetto che può, che contribuisce alla formazione civile dei giovani. Io credo che di questo ci sia molto bisogno, perché spesso quando facciamo iniziative la presenza dei giovani, dei ragazzi, è rarefatta al massimo e quindi credo che sia un vero problema, il problema dei problemi, non soltanto parlare di ciò che è giusto parlare, ma soprattutto un'azione di formazione politico-culturale, politico-civile che manca. Gregorio Pititto, segretario generale della CGIL Reggio Calabria Locri. Ecco, il ruolo del sindacato storicamente a favore dei lavoratori, autentica speranza di salvezza per quelle masse che si vedevano sfruttate già con la nascita dell'industrializzazione, durante il tempo ha perso quella carica, quel valore di aiuto e di sostegno alle classi subalterne, perché vittima anche lui dell'imperialismo, del capitalismo, cioè di fronte alle enormi masse di denaro che sono affluite in particolar modo dagli Stati Uniti d'America dopo le due guerre mondiali. Diciamo la verità, il sindacato in alcuni casi si è un po' venduto. Qual è la situazione oggi e quali sono le speranze per i lavoratori? Diciamo che la domanda forse è un po' tendenziosa, però ha detto una verità, nel senso che oggi il sindacato ha sicuramente un appeal diverso rispetto a quello che ha avuto negli anni 70, negli anni 80. Nonostante questo, il sindacato comunque oggi gode di una, di un apprezzamento certamente superiore a quello dei partiti, perché il sindacato comunque si riconosce sia la difesa collettiva che la difesa individuale. Quindi dare una declinazione oggi del sindacato in questi termini lo vedo un po' riduttivo, in quanto il sindacato comunque continua nelle sue azioni di lotta, è presente sul territorio, in modo particolare su Reggio Calabria. Taglia qua. Sì, continua con il suo lavoro, però è anche vero che di fronte, come dicevo prima nella considerazione che facevo col presidente dell'AMPI, di fronte a una situazione di crisi, in questo caso una forte crisi economica, la gente tende a fare la scelta più facile, no? Cioè quella della violenza, del nazionalismo, del risolvere tutto con dei comportamenti fermi, autoritari, rispetto a quella che dovrebbe essere la dialettica, il dialogo, la diplomazia. Ecco, il sindacato in questo contesto come agisce, come si inserisce? No, devo dirle in effetti che noi abbiamo cattivi esempi, a cominciare dal governo che rifiuta il dialogo con i sindacati o comunque promette, sottoscrive accordi che poi alla fine non mantiene. Vedi il documento di programmazione economica, quindi la legge di bilancio, che è una legge sulla quale siano stati stabiliti dei punti che il governo nella fase 2 comunque non ha mantenuto, e questo è un momento oggi di attrito con il governo, tant'è vero che CGIL e CISL e UIL si stanno condividendo con tutti i lavoratori, quindi con delle assemblee unitarie, stanno rappresentando quelle che sono le difficoltà, stanno rappresentando quelle che sono le mancanze, il mancato dialogo
con il governo. Vedi per esempio sulla previdenza in generale, sull'età pensionabile, ma soprattutto sulla pensione per i giovani, per la garanzia per i giovani, perché i giovani discontinui sappiamo benissimo che un domani di pensione non ne avranno, o se avranno una pensione, avranno una pensione certamente che gli consentirà di poter affrontare la vita quotidiana. Un'ultima domanda, secondo lei cosa manca per estendere l'interessamento appunto alla diffusione dei diritti civili, al rispetto della Costituzione, da un gruppo minoritario di persone, appunto come voi sindacalisti che fate bene il vostro lavoro, rispetto alla maggioranza della popolazione, ai giovani ad esempio che non si interessano per lo più di politica, non si interessano dei problemi reali, storici che riguardano tutti quanti? Quale passo bisogna fare? Che coraggio bisogna avere oggi per andare, per superare questo punto morto? Certamente il confronto, quello che manca, l'elemento che manca a qualunque livello è il confronto noi, nostro diretto con i giovani, quindi essere più presenti in determinati ambienti dove non è comunque semplice poter accedere, ma proprio perché a monte esiste un potere che determina quelle che sono le scelte, in assenza di una volontà di confrontarsi nel merito delle questioni. Poi il confronto, dal confronto possono anche uscire delle idee diverse e quindi riuscire ad accaparrare quelle che sono le simpatie da un lato, o comunque condividere diciamo, gli argomenti, e quindi poter in questo modo coinvolgere anche la massa, non solo dei giovani, ma la massa critica che c'è in Italia, insomma dei lavoratori, dei cittadini in generale. Dare il buon esempio fa sempre bene, grazie. Buongiorno a tutti e benvenuti nella sala del Consiglio Comunale. Volevo ringraziare intanto Ampi, ACI e CGL per questa iniziativa che l'amministrazione comunale non poteva non accogliere. Abbiamo aderito con grande entusiasmo a questa giornata e naturalmente ringraziamo tutti voi che state partecipando. Oggi è un giorno importante per noi che apriamo Palazzo San Giorgio a questa iniziativa, ma già altre volte questa amministrazione ha dato segno di sensibilità verso l'argomento. Vorrei ricordare che già in questa sala abbiamo ospitato la partigiana Lidia Minapace e abbiamo ospitato la sala del Versace del Celler il compagno Adelmo Cervi in occasione della presentazione del suo libro. Quindi oggi continuiamo quel percorso che come amministrazione comunale vogliamo portare avanti. È inutile fare retorica, sappiamo tutti che la Costituzione italiana è molto chiara su questo argomento e naturalmente c'è anche l'ultima legge Fiano che in qualche modo amplia questo tipo di argomento, e su questo insomma l'attenzione deve essere massima e naturalmente tocca alle istituzioni informare e formare in questo caso. Bene fa l'ANPI quando va nelle scuole a parlare di Costituzione, a parlare di antifascismo e di resistenza, ma anche le altre istituzioni, la scuola, la famiglia, le associazioni, l'associazionismo, i sindacati, eccetera, devono formare la coscienza dei nuovi giovani che purtroppo, come vediamo, sono sempre più lontani dalla politica, dalla storia, gli mancano proprio informazioni di fare, tant'è vero che poi dobbiamo assistere a quello che si vede sugli spalti degli stadi, insomma, utilizzare la figura di Anna Frank per denigrare gli avversari, cose indecenti, magari neanche, io ci scommetto, neanche quei tifosi sapevano chi fosse veramente Anna Frank. Vorrei ricordare un episodio a proposito, perché c'è molta disinformazione, a volte lo si fa per non avere contezza della storia, e lo dico, quindi
sorriderà Gianluigi Buffon, che è il portiere della mia squadra, nel lontano 90, quando giocava al Parma, come 99, si mise una maglietta con su scritto poi a Imola. Naturalmente, polemica, troppo giustamente, poi lo dichiarò, ma mi piaceva lo slogan, non sapevo che avesse un significato storico diverso, no? Quindi, a questo proposito, è molto importante studiare, far conoscere la storia, la Costituzione, i valori della resistenza e dell'antifascismo. E tocca a tutti noi, tutti quelli che hanno questa sensibilità. E chiaramente il problema, io insisto su questo argomento molto spesso, è che a volte mancano i presidi democratici di base, i presidi quali sono i circoli, le sezioni, ma anche appunto le associazioni con i luoghi fisici di ritrovo, dove i ragazzi possono andare a trascorrere delle ore, ma anche ad apprendere, a fare un'attività anche culturale. Su questo ci dobbiamo naturalmente lavorare tutti insieme. Tornando all'appello dell'ANPI, dell'ARCE e della CGIL, che ben fanno quando pungono le istituzioni ad attuare non solo la Costituzione, ma a spronare, ad attuare dei momenti, dei metodi di, come dire, culturali antifascisti. Bene, questa amministrazione non si vuole tirare indietro e, come avete visto, ha non solo aderito a questa manifestazione, in futuro lo farà ancora, ma per essere conseguenziali anche all'appello dell'ANPI e per, diciamo, dimostrare praticamente la nostra sensibilità, grazie anche all'input del consigliere Martino, che qui seduto, abbiamo pensato di sottoscrivere e portare avanti il Consiglio Comunale come diciamo modifica di un articolo dello statuto e del regolamento, un emendamento. Ve lo leggo in anteprima perché è stato protocollato solo ieri, naturalmente il sindaco ha firmato e aderisce all'appello insieme a, spero, tanti altri consiglieri, ma vi dico, essendo presentato solo ieri, lunedì vedremo gli altri firmatari. E allora, noi presenteremo questo emendamento all'articolo 12 bis, divieto di concessione riguardo al divieto di concessione di spazi pubblici, sale eccetera, da parte dell'amministrazione comunale. Articolo 12 bis, divieto di concessione. Non potranno in alcun caso essere concessi in uso spazi e aree pubbliche per lo svolgimento di conferenze, incontri e manifestazioni di qualsiasi natura alle organizzazioni e associazioni che direttamente si richiamano all'ideologia, ai linguaggi e ai rituali fascisti, alla sua simbologia, alla discriminazione razziale, etnica, religiosa, sessuale o per ragioni di lingua, di opinioni politiche o per condizioni personali o sociali in base alla verifica delle previsioni e dei rispettivi statuti. 2. Le domande per la concessione di spazi alle pubbliche dovranno contenere specifica dichiarazione con la quale il richiedente attesta di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare la 12ª disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana, secondo la quale è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. L'articolo 3 della Costituzione italiana, la legge 20 giugno del 52, la cosiddetta legge Scelba, e la legge del 26 aprile del 93, la cosiddetta legge Mancino, e l'articolo ultimo, articolo 293 bis del codice penale, la cosiddetta legge Fiano. Quindi, naturalmente, è scritto nella Costituzione, è scritto nelle leggi che ho citato, ma anche l'amministrazione comunale con il suo regolamento, diciamo, impedirà, se è la cosa, naturalmente, impedirà questo tipo di iniziative sul territorio comunale. Mi pare un impegno concreto, no, Presidente, questo dell'amministrazione. Grazie.
aspettavo la legge di nulla del Presidente del Consiglio Comunale in questa sala, e il mio appello è quello a tutti voi di lavorare insieme per questi obiettivi che ci siamo detti, perché sono sicuro che come me tutti noi vogliamo una Reggio bella, gentile e antifascista. L'applauso ha espresso chiaramente la condivisione da parte di tutti quelli che siamo qui dentro, e quasi quasi ci si stupisce del fatto che per tanti anni non sia mai stato fatto in larga misura in tutta Italia. C'è la necessità che questo allarme venisse così sentito e percepito, perché finalmente si va a Reggio, nel senso che ovviamente è una proposta che deve essere discussa, quello che dovrebbe essere fatto dovunque. Lo sottolineeremo ovviamente scrivendo anche a riguardo di questa proposta che condividiamo fino in fondo, e la indicheremo come la strada maestra da questo punto di vista. E sì, perché siamo oggi qui 95 anni dopo di quel nefasto giorno della marcia su Roma. Tanti e tanti segnali ci sono stati in questi anni, ma quest'anno a me sembra che si siano moltiplicati i segnali. A Reggio molto spesso ci sono stati dei segnali in occasione di anniversari, e mi pare che l'anno scorso, due anni fa, anche qui ci fu poi un intervento anche da parte della Chiesa di vietare quel che poteva sembrare semplicemente il ricordo di una morte e invece assumeva il senso di una lunata che potesse riecheggiare valori fascisti. 95 anni dopo, dico, quest'anno ci sono stati tanti e tanti di quei segnali, persino presentazione di liste in occasione del rinnovo dei consigli comunali, e anche risultati elettorali da parte di coloro che avevano presentato quelle liste. A settembre l'ANPI nazionale, con il suo presidente Carlo Giuraglia, che continua a lavorare nonostante l'età, quest'anno 94, e girare per l'Italia sostenendo un'impresa che ormai diventa, evidentemente considerando anche l'età, diventa un'impresa di carattere eccezionale, ha avvertito e ha espresso meglio forse di chiunque altro questa esigenza, e quindi ci sono stati degli incontri che a livello nazionale, sollecitati dall'ANPI, hanno visto insieme molte organizzazioni, movimenti, sindacati, partiti, associazioni, che hanno condiviso l'appello e l'allarme. È nato quindi un progetto politico che all'inizio fu fondato solo su questo punto: occorreva impedire che la marcia annunziata nell'occasione della marcia su Roma, la manifestazione nazionale che sarebbe stata quasi la riedizione di una marcia, venisse intanto assolutamente vietata, cosa che voi sapete che è avvenuto da parte del sindaco della città di Roma e da parte del ministro degli interni. Dall'altra, l'idea che non bisogna semplicemente arrivare al punto del divieto, che è sacrosanto ed è costituzionale ed è in armonia con le leggi vigenti, ma occorre fare di più, perché occorre contrastare politicamente e culturalmente l'humus da cui questi segnali partono. Io per tanti e tanti anni ho insegnato, 41, e ho spesso detto ai miei alunni, per tante classi dell'istituto del liceo, e parlavo di Costituzione, e spesso mi accorgevo che era un argomento, una materia negletto, trascurato, perché presi
dal lavorio, dalla fatica su questo, quella parte del programma, molto spesso gli insegnanti non trovavano lo spazio sufficiente, c'erano dei libri che restavano intonsi, non toccati da niente, allora la materia di educazione civica adesso si chiama cittadinanza e costituzione. E perché credo che qui sia uno dei problemi da affrontare. Il ruolo della scuola, ovviamente, perché la scuola deve assolutamente illuminare in maniera molto attenta quello che è i disastri delle guerre, della violenza, della dittatura e quindi in particolare la storia del Novecento, ma soprattutto deve insegnare appunto la Costituzione, i valori della Costituzione, la democrazia, la Costituzione. E quindi è nato questo impegno dell'ANPI che ha sottoscritto un protocollo d'intesa con il MIUR, perché il MIUR è triennale, è stato appena rinnovato prima dal 14-17, adesso dal 2017 al 2020, perché il MIUR riconosce nell'ANPI un soggetto idoneo a concorrere alla formazione civile dei giovani. Per questo abbiamo deciso di lavorare molto, moltissimo nelle scuole. Lo abbiamo fatto a maggio di quest'anno, non so chi di voi ha partecipato, Carlo Curati ha fatto una lezione a circa 700 studenti delle scuole di Reggio nella sala Calipari del Consiglio regionale, parlando di nascita di una democrazia, nascita di una repubblica, nascita della Costituzione. E continuiamo a pensare di lavorare in questa direzione. Chiediamo a tutte le istituzioni, ecco qui perché ben venga questo ordine del giorno, questa proposta, di lavorare in questa direzione, perché vogliamo che le istituzioni e lo Stato siano compiutamente antifasciste, perché non sempre lo sono state. Qualche volta addirittura sono state molto spesso inerti, disattenti, qualche volta c'è stata anche qualche connivenza che denunziamo. Abbiamo in questa occasione lanciato questa della marcia antifascista, l'antifascismo in marcia in tutti i luoghi d'Italia, in questo momento in capitolo di Reggio, e abbiamo proposto alla CGL di Reggio Calabria, che abbiamo il segretario Gregorio Pititto, abbiamo anche della segreteria, diciamo gli auguri perché è un evento di segreteria Carmelo Curì, abbiamo con noi avuto l'adesione, quindi questa iniziativa è congiunta ANPI, ACI e CGL, Chiara Tomasello dell'ACI, essendo impegnato in questo momento altrove, il presidente dell'ACI, Davide Grilletto. Ringraziamo ovviamente l'amministrazione comunale, il sindaco, al quale credo che subito dopo la parola prenderà la parola il sindaco, e Teresa Delfino che ci ha accolto come tante altre volte immediatamente, dicendo certamente questo sta nell'orizzonte politico culturale di questa amministrazione, quindi certamente salve il Consiglio Comunale, certamente il patrocinio per tutti, e poi questa chicca bellissima della proposta che presentate oggi, alla quale proposta abbiamo fatto tutti l'applauso. Allora, non volevamo fare grandi relazioni oggi, e quindi i nostri cuori sono solo quello di aver convocato su questa giornata, insieme a quello che accade in tante parti d'Italia, questa iniziativa, questa assemblea congiunta. Vorremmo che tutti voi prendeste la parola, tutti per contribuire ad arricchire questa nostra iniziativa. Concludo soltanto dicendo che siamo appena usciti ieri sera da un'iniziativa su Antonio Gramsci, Le idee e le verità, perché volevamo caratterizzare un fine settimana in questo senso. Io stamattina leggevo molte note che mi piacerebbe fossero oggetto di un'iniziativa particolare, le lezioni sul fascismo di Gaetano Salvemini, insieme a tante pagine di Gramsci, sono illuminanti sul fascismo. Oggi dovremmo riproporle molto spesso anche per onorare questi uomini che da antifascisti, Gramsci massacrato fisicamente, e Gaetano Salvemini fuggito come tanti altri,
insegnare ad aula dall'estero, perché non si poteva essere cittadini italiani se non si fosse all'interno di quella fascistizzazione dello Stato che vietava che chiunque potesse anche insegnare se non fosse stato fascista. Ecco perché diceva Sandro Pertini, con questo concludo, che non si può, lo dicevo anche gli alunni, non si può trattare il fascismo come tanti altri, se si chiedeva ma sì, ma c'è tutta l'opinione, eccetera, eccetera, e no. Diceva Sandro Pertini, il fascismo è un crimine e quindi va trattato in un altro modo. Con questo concludo vi invito, dopo aver ascoltato il sindaco, a intervenire per arricchire questa nostra iniziativa. Grazie a tutti.
capisco a chi è andato allo stadio, a chi ha visto la partita in televisione, dell'iniziativa fatta dalla FIGC di leggere una pagina del diario di anno fa. Cosa è rimasto il giorno dopo? Cosa è rimasto nelle giovani generazioni che hanno visto e che hanno assistito a questo episodio? Che spunti di riflessione oltre all'emozione del momento sono avvenuti nel nostro paese? Ritengo nessuno. Forse sarebbe stato più produttivo se ad esempio la tifoseria della Roma avesse detto che saremmo stati quello che si è andata a fare, fosse stata fra le nostre tifose. Ecco, questo avrebbe lanciato un messaggio molto più chiaro, molto più importante forse rispetto a quello che è avvenuto. Un messaggio che noi vogliamo lanciare anche oggi. Il Presidente ha annunciato quello che è la volontà dell'amministrazione comunale di inserire all'interno del nostro statuto una previsione che dica da che parte sta la città di Reggio Calabria, che certifichi, oltre a tutto quello che è stato fatto in questi anni, il fatto che questa amministrazione comunale è una dichiarata amministrazione antifascista, con le idee del percorso politico, dei fatti che poi devono dare sostanza a quelle idee, e anche con una punta d'orgoglio aggiungo che questo viene riconosciuto anche a livello nazionale, perché questa città, anche andando incontro a tante difficoltà, soprattutto di natura, diciamo, non soltanto territoriale, ma anche di natura economica, rispetto al tema dell'eguaglianza di diritti, eguaglianza formale, eguaglianza sostanziale, ha fatto tanta strada. Rispetto al dare una mano affinché nessuno rimanga indietro, credo che qualche passo in avanti sia stato fatto. Rispetto al diritto ad accogliere chi scappa da guerre, da situazioni nelle quali è fortemente minata la libertà personale e quindi la possibilità di immaginare un futuro, credo che questa città abbia fatto con grande dignità la propria parte. Proprio per questo la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha voluto riconoscere questo ruolo alla nostra città, e in quello che è il viaggio della Costituzione che si sta facendo in Italia e che toccherà alcune città italiane, non tutte, lunedì 6 novembre si discuterà nella nostra città dell'articolo 3 della nostra Costituzione, proprio nell'ambito di questo programma nazionale portato avanti dalla Presidenza del Consiglio e anche dal Presidente della Repubblica. Credo che questo ancora di più certifichi un percorso chiaro dell'amministrazione comunale, naturalmente accanto all'indirizzo politico, come in tutte le cose che contraddistinguono il lavoro dell'amministrazione comunale, noi abbiamo bisogno di nutrirci, di contaminarci del contributo delle associazioni, del contributo dell'associazionismo, del contributo dei sindacati, del contributo di tutti coloro che insomma hanno voglia di non rimanere più maggioranza silenziosa e non lasciare più spazio anche a quelle tristi vicende di minoranze che purtroppo però nell'ambito di un silenzio generale possono dare l'impressione di essere maggioranza. Maggioranza non lo sono, credo che la partecipata iniziativa di oggi dimostri ancora di più quanto noi dobbiamo relegare in un angolo, marginalizzare fenomeni che ancora oggi nel 2017 fanno richiamo a ideologie e simbologie fasciste. Lo diciamo chiaramente, lo affermiamo con la nostra presenza, lo affermiamo con l'iniziativa di oggi, e ringrazio l'ANPI, ancora una volta la CGL e la FICI per aver scelto la sede della massima assise comunale cittadina per lo svolgimento di questa azione. Grazie. Buon
mandare questa proposta di regolamento anche all'ambito nazionale perché sia pubblicata sul sito, indicandolo come modello per tutte le istituzioni che vogliono andare a essere coerenti con la Costituzione e con le leggi vigenti. Quindi potremmo farlo con un appello pubblico a tutte le amministrazioni di questa città metropolitana. Però quindi poi probabilmente parlerà Carmine Nastri dell'ambito di Bambi. C'è stato un incontro con il sindaco, il nuovo sindaco appena eletto della città di Bambi, al quale stiamo proponendo di fare iniziative comuni, ma sarà Carmine Nastri a parlarne. Questa sera siamo invitati a Taurianova, lì ci sono si commemorano partigiani e antifascisti della Piana. E siamo in continuazione in contatto con istituzioni, cittadini, associazioni che ci chiedono di essere presenti in tanti luoghi, spesso non ce la facciamo per via delle nostre capacità e della quantità di persone che si impegnano, però continuiamo a ricevere queste richieste. Quindi mentre ci sono i segnali preoccupanti, dobbiamo dire che l'allarme ha fatto sì che ci siano molte condivisioni di queste nostre preoccupazioni. Allora, per i lavori abbiamo detto che non ci sono grandi relazioni con la nostra in assemblea partecipata. Quindi chiedo subito se Gregorio Pizzitto, che ringraziamo, siamo noi gli organizzatori, quindi non ci ringraziamo più, e vuole prendere la parola in Chiara Tomasello dell'ACI, o dite poi qualcosa e passiamo la parola. Di qualcuno che ci definisce vetero comune.
Noi siamo qui per dire che qualunque potere territoriale non è diciamo, la forma che possiamo condividere e accettare. Noi siamo per la democrazia, qualunque essa sia, destra o sinistra che sia. L'importante è che ci sia sempre il confronto. Già oggi noi il confronto ne abbiamo poco con un governo che definire fascista non sarebbe corretto, ma neanche definire un governo di sinistra mi risulta alquanto complicato e difficile. Grazie.
questa proposta, questo emendamento. Fino a ieri ho letto su Repubblica l'intervista a Durante, accennava a questo ovviamente a questo aspetto, ma mi sembrava di togliere una punta di amarezza, perché molte, pochissime città comuni d'Italia avevano realizzato, si erano proposti su questa linea, tutte del nord. La linea in assoluto mi sembra del centro e probabilmente Reggio. Un applauso. Questo è veramente regalo, questo è tanto in questo discorso, la marcia, no, dell'artista. Speriamo di poter, con questa iniziativa regina di città metropolitana, riproporla in tutti i comuni della fascia metropolitana. Mi sarei fermato qui se Sandro non mi avesse con il voto su un altro aspetto, quello che è avvenuto ieri a Parma, per me, per gli amici con cui ci siamo ritrovati, sono stati dal sindaco Centro Grandi, c'è stata un'esperienza e un incontro colloquio bello e interessante. Siamo partiti sul discorso della la realizzazione di un qualcosa che può rimanere anche sul Reggio nello spirito sempre antifascista. Ma c'è stato un altro elemento che dico subito e poi mi soffermo sull'altro aspetto della pace, che sempre in questo contesto, ecco, gli è stata prospettata al sindaco la possibilità di poter lì a Parma realizzare un'iniziativa con le scuole nello spirito dello statuto di Parma, articolo 1, comma 5, che parla proprio della lotta alla mafia. Lotta alla mafia è anche di questa esistenza, per questo è un contesto che abbraccia tutto, quindi non è di il problema è che l'iniziativa vuole essere la continuità di quello che pochi giorni fa c'è stato qui a Reggio con la presentazione del libro di Baldassarro sulla figura di Sappiotti. Ecco, lì noi vorremmo, come precederà sicuramente Reggio, ecco, storicizzare propriamente la sentenza del 26 gennaio del 2002 del giudice a Curzio, ecco, che con la condanna delle famiglie dei palmesi e quindi la vittoria di Gaetano Sappiotti sottolinea in quella sentenza memorabile assume valore storico, ecco, quella che è la lotta effettiva e l'esaltazione della figura propriamente di un cittadino che sa rivelarsi e che ha avuto e ha giorno per giorno riconoscimenti in tutto il territorio nazionale. Ultimamente in uno dei paesi che sono ricordati in Italia, questo è successo in luglio, l'ultimo riconoscimento proprio per questo suo impegno, anche se c'è la sofferenza della libertà, lui non può vivere liberamente come noi e anziché la scorta come oggi c'è, lui vorrebbe avere quale scorta i cittadini palmesi per poter vivere la sua libertà. Noi proporremo questo agli studenti
l'iniziativa è anti centrogami. Ecco qui allora centrogami. Il discorso è già stato avviato a parte da alcuni anni sul discorso della pace. La pace che deve essere realizzata attraverso la cultura della pace, attraverso iniziative, attraverso fatti concreti. Il più esemplare al momento è quello che appare a Monfalcone da di Puglia, che ha in piedi alla base del monumento ai caduti è scritto: la guerra è follia. Noi abbiamo proposto questo al sindaco di Palmi, non riusciremo a realizzarlo questo 4 novembre, pochissimi giorni, l'amministrazione nuova, ancora su questo tema, non pienamente coinvolto, c'è bisogno di maturare, lavorare e così via, ma comunque l'abbiamo posto anche perché già c'è l'esperienza dell'anno precedente che noi abbiamo fatto un'iniziativa propriamente in questi termini. Lì al momento dei caduti, con lettura, abbiamo fatto una lista ricordando che non è un giorno, il 4 novembre di vittoria, di esaltare la vittoria, quest'anno il 99° anniversario, è un giorno di lutto, è un giorno propriamente dell'inutile strage, come l'hanno finita, benedetto XV. Ed è probabilmente lo scritto che auspichiamo possa essere in tutti i momenti, laddove ai caduti, dove sono, di proporre questa espressione che poi ancora più lunga e nei termini come è stata probabilmente detta da Papa Francesco nel settembre del 2014 a Re di Puglia, guardando i due cimiteri, quello italiano e Brizia, quindi quello italiano e quello austriaco, questo si perde, questo che significa volere una cosa del genere? No, trovarsi in un cambiamento così, quando invece, avviare un percorso, un processo di crescita sul discorso dell'educazione alla pace, alla cultura della pace. E Palmi ha presente queste cose, avendo avuto Domenico Antonio Cardone, che ha avuto la nomination del premio Nobel nel 1963, è stato un anticipatore del discorso della pace, oltre ai suoi scritti. Anche una mozione al Consiglio Comunale di Palmi, ancora prima del 63, negli anni 50, su questi temi contro l'allora pericolo del nucleare. Ora, questo ha a che fare con l'anticismo, ha a che fare con i pericoli del fascismo. Sono propriamente, mi dispiace che il sindaco sta andando via, ma gli sarà riferito quello che io sto per dire. Ecco, una cosa semplice, allora a breve ne dico subito. Sono arrivato in anticipo, ho avuto modo di scendere e vedere il monumento ai caduti. Ho letto ai caduti la palma della vittoria espressa della strada romana ora e sempre, appuntata con i la retorica fascista deve essere anche questa combattuta. E questo giorno, 4 novembre, riproporlo con la partecipazione più collettiva, quello che può essere ovviamente il senso di questa ricorrenza. Cioè che la guerra è follia, per poterlo guidare e scriverlo, per rendere attuale contestualizzare oggi i monumenti ai caduti nei termini della costruzione della pace. Noi a Palmi abbiamo avviato, volendo
motivo che siano cancellati, no? Quegli scritti resteranno ottima documentazione della retorica fascista. Ma abbiamo un'altra interpretazione, ci proponiamo, ecco, sul verso della cultura della pace. E anche questo credo che sia un impegno che alcune associazioni, io ho parlato anche per la
familiari, e il comune quanto possibile dovrebbe prendere, perché è una cosa che è stata forse trascurata, ma è un elemento altrettanto fondante della lotta antifascista, perché mi pare che milioni di persone, centinaia di migliaia di soldati italiani dopo l'8 settembre, morti o comunque sottoposte a privazioni orrende nei campi di concentramento di tutta l'Europa, siano l'altra faccia purtroppo della bestialità che il regime fascista e quello nazista hanno compiuto per 20 anni in Europa. Quindi secondo me portare il fascismo fuori, che era probabilmente è anche questo. Poi ognuno portare il suo contributo, ma se dobbiamo essere concreti, secondo me si deve partire da qua. Abbiamo 3 mesi di tempo, e anche 3 mesi fino al giorno d'ora abbiamo 3 mesi di tempo, e sono più che sufficienti per realizzare una cosa dignitosa e di impatto. Poi noi discuteremo le situazioni, ma tutti gli altri penso che dovranno portare la loro idea, ma soprattutto in prospettiva valutare questo importante evento che secondo me la Reggio l'ha fatto ed è. Non bisogna rimandarlo ulteriormente. Grazie a Luca Rizzoni. Allora, ha chiesto la parola a Sergio Romeo del Consiglio regionale della Calabria. Se ci sono altri, vi facciamo segnare il cambio di ruoli dopo. Grazie. Grazie, Salvo. Io naturalmente avevo in questa sede con nella mia qualità. Non dimentico di essere consigliere regionale. Intanto vi dico una cosa, grazie per l'invito, per l'organizzazione di questa manifestazione e per tutte le attività che avete svolto e svolgerete su questo tema e su altri temi. Ci serve per fare una riflessione a questa città. Ogni tanto se uno si ferma e tenta anche di pensare, di ragionare, ho saputo, perché è stato detto al microfono, che un amico, un elettore, un simpatizzante, un incarnato, ha scritto delle luci e gli ha detto: anziché pensare alle cose serie, pensate a queste cose. Prendiamo sul serio la sciocchezza che è stata scritta da me e proviamo a immaginare una risposta tollerante, anche se a volte a me verrebbe distinto il desiderio di essere intollerante con questo. Se questo signore scrive queste sciocchezze, il merito è di chi ha dato libertà a questo paese. E la libertà non è un valore che sia conquistato definitivamente, è un valore assieme alla democrazia e all'antifascismo che non è, diciamo, acquisito in maniera definitiva, è un valore da difendere e si difende con la memoria, con la cultura, con le iniziative, con la formazione, con uno sforzo e con una passione che tutti noi dobbiamo mettere, dobbiamo dare quotidianamente. E quindi quando stamattina ci si occupa dell'antifascismo non si fa una cosa inutile o peggio anacronistica. Io aggiungo magari fosse anacronistico, perché anacronistico vuol dire fuori dalle cronache. Le cronache di questi giorni purtroppo ci dicono della vicenda di Anna Frank, degli insulti razzisti, perché il razzismo è una manifestazione del fascismo, ci dicono di una pericolosa recrudescenza violenta in Europa e nel mondo. E quindi rendono attuale, necessaria, utile, preziosa l'iniziativa dell'ANPI, dell'ACI e della CGL, che io non lo smetterò mai di ringraziare. E ci fanno riflettere nella nostra città, noi siamo Reggio Calabria, come facciamo a dire che il fascismo nella storia di questa città si è pericolosamente intrecciato in un abbraccio inquietante con il mondo e ha segnato una delle stagioni più pure di questa città, pregiudicandone decenni. E come facciamo a non dire che quell'abbraccio impetante, che è storia della nostra città, anche nelle cronache giudiziarie, è un abbraccio sul quale non abbiamo adeguatamente riflettuto noi, che siamo la sinistra, in maniera larga, perché ancora ama definirsi così, io onestamente ne vado fiero. E avere oggi un sindaco che ha saldamente dei valori democratici.
affrontare una fase tragica passata nella storia come esempio assolutamente negativo. E allora deve la professione di noi, abbiamo svolto stamattina più volte con l'ARPI, sviluppato con le iniziative di collaborazione, altre ne vorranno, altre ne faremo, allargare il fronte democratico e antifascista, perché di questo ha bisogno di Reggio, di questo ha bisogno una battaglia per la civiltà e lo sviluppo del Mezzogiorno e dell'Italia intera. Ogni anno il 25 aprile noi ci ritroviamo presso la stella del Partigiano, per alcuni anni la regione non fosse la corona alla stella del Partigiano. Vuol dire che chi sta nelle istituzioni non è neutro. No, non siamo neutri. E quello fu uno sfregio alla regione Calabria. Da quando questa amministrazione abbiamo potuto cominciare in un segno di tipo diverso, che naturalmente non è bastevole, però segna un carattere, segna una sensibilità di un'istituzione. Tutte le istituzioni devono fare sinergia, essere e praticare la democrazia e l'antifascismo. Che vi faccio. Grazie anche a Silvio Romeo, ci ha ricordato che il 25 aprile non è molto lontano, quindi appena abbiamo discusso delle iniziative, alcune delle quali ci sono state qui sottolineate da Carmine, da Gianluca Tripoli, ma dallo stesso Demetrio Delfino, il regolamento, eccetera, cominciamo subito a parlare del 25 aprile, perché bisogna organizzarlo con molto tempestività. E Carmelo Lui, poi c'è mi pare Giuseppe Palmenta, fino adesso non ho altre richieste, quindi segnalatevi chi vuole, vedi se funziona il microfono, Carmelo, grazie. Carmelo Lui è dalla segreteria della città, l'avevo già annunciato. Grazie Alessandro, preferisco fare un intervento come cittadino, perché insomma Gregorio ha già portato i saluti. Ringrazio Sandro, ho visto fare questo intervento come cittadino che ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia fascista, di crescere all'interno del percorso del Partito Comunista, che non ha bisogno di commenti rispetto all'antifascismo, di operare all'interno di un'organizzazione sindacale del fascismo, che qui ha le sue radici, perché nasce prima del fascismo e ha combattuto sia all'interno del fascismo sia all'interno successivo, che non era fascista, ma perché i cittadini italiani sono due vent'anni pericolosi per la crescita e il futuro del paese. Il primo c'è tutta la guerra, con tutti i disastri che ha causato. Io inviterei tutti ad andare a visitare il Museo della Guerra di Cerania, non conosciuto, ce ne sono due in tutta Europa, una è a Norimberga e l'altra è a Cerania. Uscendo dopo quel percorso che c'è all'interno di questo museo, vi posso garantire che nessuno di i danni che la guerra può portare alla mia popolazione, perché è simulata abbastanza bene dalle bombe alle marce. Quindi è una cosa che riguarda, sì, veramente c'è tanta gente che questa cosa si dimentica. Io ho avuto un altro problema, crescendo in un piccolo paesino della Stromonte, San Lorenzo, da ragazzo per andare a scuola, insomma, a fare le cose che si faceva in quel periodo, avevo la fortuna di poter frequentare la sede del sede dell'ARCI, a me non piaceva, non avevo questa tradizione, ma altri compagni potevano frequentare anche la chiesa, che era un momento di discussione, di confronto. Nel paese i vecchietti giocavano a carte, ci insegnavano tante cose e ci trasferivano anche tutta questa roba. Oggi questo purtroppo i miei figli e le generazioni che si stanno affrontando non hanno questa possibilità, non hanno un luogo dove discutere. Discutono sui social network e magari quella scritta lì non è tutto del pensiero di quella persona, è una reazione a dire che l'amministrazione comunale si deve occupare di tante altre cose, eccetera. Che cos'è l'antifascismo? Perché ce l'hanno? Perché serve i partigiani oggi? Quanti ragazzi, quanti giovani, quante persone meno giovani si domandano, ma oggi l'anno serve? I partigiani ce l'ha guerra, quindi serve il partigiano. Perché? Cosa deve combattere? Cosa deve
Oggi io ringrazio Sandro perché ci dà questa possibilità di giocare, perché quelli che insieme al Consiglio del Tiro Lampi hanno voluto e continuano, voglio dire, a portare avanti questa cosa e organizzano tante iniziative, perché l'unico problema serio che ha l'umanità di oggi, e non riguarda soltanto purtroppo la dimenticanza di quello che succede, ma riguarda l'Italia, per vedere cosa sta succedendo in Germania, cosa sta succedendo in Austria, cosa sta succedendo in Francia, quello che sta succedendo in Spagna, per non dire tutto quello che sta succedendo in Grecia, in tutta Europa, ma nel mondo, in America c'è tanto, veramente ci vorrebbero i partigiani lì per andare a modificare la tendenza di quel popolo, che ragiona più con la pancia che non però oggi noi abbiamo bisogno di trasferire alla nuova generazione per evitare che si dimentica tutto quello che è successo, tutto quello che ha fatto l'antifascismo, perché molto probabilmente, come dire, i tifosi della Lazio, notoriamente fascisti, perché poi di questo si tratta, perché altrimenti se noi non raccontiamo tutto quello che c'è all'interno del nostro paese, ci dimentichiamo. Le tifoserie allo stadio non sono neutri, non vanno lì per vedere la partita di calcio e tifare per la squadra, sostenere la squadra, vanno lì perché devono creare problemi, devono rappresentarsi, e poi ci sono i presidenti della squadra che danno l'efficacia, perché lo dico, è vera la roba che hanno detto, dice giustamente, abbiamo fatto una cosa, andiamo a fare questa stronzata, facciamo finta e facciamo vedere, che è peggio di quello che hanno fatto quello che hanno fatto. La non reazione di tutte le altre squadre di calcio per dire benissimo, noi ci portiamo nella nostra maglietta, gli mettiamo la targhetta di Anna Frank nella nostra maglietta, non deve essere orgogliosi che noi abbiamo fatto cose del genere. Non succede, è una due i massimi. Non ci parlano più di tutte queste cose, ci racconteranno tutte le serie di altre storie. Io credo invece che non avremo bisogno, con tutte le persone che hanno voglia di arrivare a questo posto, di continuare ad andare nelle scuole, comunque posto, per continuare a insegnare la storia, perché la storia non può essere quella delle figurine bambini che fanno la cercata di tutta la storia, la storia è molto importante, molto seria. E soprattutto all'interno della nuova generazione manca, perché guardate, io forse il tono della voce dà l'impressione di una rabbia di quello che io ho parlato, perché per la mia volta nella storia dell'umanità la generazione che viene dopo sta peggio della mia, e questa cosa se non riusciamo a trasformarla, ad invertirla per consentire alle future generazioni di avere un futuro migliore, non è possibile che noi nel mondo, perché questa roba non succede solo in Italia, in Italia è drammatica, ma oggi i ragazzi non solo. Io ho avuto la fortuna di iniziare a lavorare a 17 anni, ma quelli che frequentavo io in quel periodo, i miei compagni, tra 18, 19, 20, 21, si trovavano un posto fisso, tra virgolette, che ci ha consentito di avere l'intenzione di andare stando all'interno della stessa azienda. Oggi i ragazzi che hanno 40 anni non hanno un'ora di contributo per salvare. E questo probabilmente perché qualcuno dimentica quelli che erano i diritti che probabilmente bisognava ricordare, e pensiamo che oggi è giusto sfruttare le persone, perché la mentalità che sta crescendo è quella di dire, guardate, che è importante avere il lavoro, se poi non ti registro non ti pagano probabilmente a fine mese, non è che vuoi tanto, non puoi fare, mi cucinato, mi vivi dentro casa dei genitori, sei ricattato, non hai la libertà di poter dire quello che vuoi e quello che puoi fare, nemmeno sul posto di lavoro. Io ho avuto questa fortuna e continuerò a battere fino all'ultimo momento utile per consentire che anche quelli che vengono dopo possano fare. Grazie tante. Tutti abbiamo la stessa conoscenza, e il fatto di vederne pochi qui dentro oggi
oggi anche una testimonianza di questo, per cui soltanto questo, condividere quello che è la nostra iniziativa e quello che desideriamo ardentemente di fare, già uscendo da qui, portare questo pensiero antifascista al di fuori, per le strade, insieme a chi vorrà partecipare insieme a noi. Aspetta che mi devo buttare. Non so se funziona questo. Salve a tutti, io mi volevo ricollegare alle bellissime parole che ha fatto Chiara Tommasello e rispondere anche a Gianluca su due questioni. Chiara dice portiamo fuori, intanto perché le tue parole sono state proprio ricchissime di quello che deve essere il senso di questa giornata, ma anche della vita di chi ha in mente questi ideali, questi principi. Dici portiamo fuori quello che è l'antifascismo. Ognuno di noi nasce in una famiglia, non sempre vengono trasmessi dei valori giusti. Il compito è poi alla scuola di continuare quello, di colmare le debolezze e le carenze, e quindi qui ti rispondo Gianluca che la scuola ha un grosso compito invece, cosa che è venuta meno in questi ultimi anni, e quindi si deve integrare a quella che è l'educazione che la famiglia impartisce. Gli educatori, gli insegnanti devono fare anche questo, devono saper trasmettere dei valori giusti perché formano le persone del futuro. E quindi lo spirito del cammino di ognuno di noi è quello di sapere, prima di tutto, informarsi, essere a conoscenza. E poi saper essere e saper fare, che è uno dei cardini principali che la scuola in questi ultimi anni doveva fare. Io sono cresciuta in una famiglia che mi hanno trasmesso alcuni valori e ho sempre nella mia vita, e quello che dico perché portare fuori è importante, sapere trasmettere, continuare con coerenza quella che è la tua formazione. Per questo in quello che faccio non lo faccio mai tradendo quali sono i principi a cui tengo tantissimo, e non li ho mai svenduti nella mia vita, anche a perderci. Purtroppo oggi invece c'è gente che si dice antifascista, antirazzista, però poi nel fare non lo dimostra. E il mio invito a chi è qui è quello di continuare fuori queste cose, come diceva Chiara, continuarle anche nella vita che è importante, in una vita politica e che è necessaria per il miglioramento della società. Per questo alcune cose oggi mi sono sembrate un po' contrastanti, perché chi conosce le cose che io insieme a molta gente qui dentro ho fatto negli ultimi anni in città ne va fiera, anche quando ci siamo sentiti soli e pochi. L'importante è che comunque mi fa piacere, per esempio, che alcune persone oggi hanno dato disponibilità ad avviare alcune iniziative ribadisco l'importanza nella continuità fuori dalle aule, fuori dai convegni e dalle iniziative pubbliche. Grazie. Grazie a Lucrezia Franco, e chiedo la parola a Francesco Ferrellini. Forse tutti sanno che Francesco da qualche giorno ha un incarico particolare, e del quale facciamo gli auguri, come abbiamo fatto a lui, ma anche alla famiglia. Grazie, io vi riabbraccio, innanzitutto ho capito che sia
dei non vedenti. E questo è un impegno che dobbiamo avere come cittadini. Io a breve, cioè questa settimana entrante, come associazione vi convocherò in ADAM, perché vorrei che assieme realizzassimo un percorso comune per fare in modo che i nostri ragazzi vivano anche loro il disagio di chi li sta a fianco e si adoperino come facciamo, no? Quello da aggiungere abbiamo abbiamo un percorso comune scaudista, perché viviamo l'antifascismo anche nel nostro associazionismo, nel nostro impegno quotidiano, al di là di quello che è il nostro impegno professionale, perché come cittadini siamo chiamati a fare. La città ha bisogno del nostro impegno, no? Di associazione, perché da solo abbiamo un bilancio, vero presidente, che insomma non ci consente, assessore, non ci consente di fare molto. Però in questo momento è importante che come associazione ci sentiamo un po' in volto, e quindi fare l'antifascismo e farlo anche con l'impegno nostro quotidiano, che vada oltre a quelle che sono le nostre funzioni, la nostra attività professionale e il nostro impegno di lavoro. Sempre e ovunque in ogni momento della giornata nelle varie scelte. Grazie.
partecipato ad un'iniziativa che viene da un profondo, con quell'atteggiamento di chi pensa, come ha continuato a scrivere Carlo Curaglia, che bisogna fare argine fronte ai neofascisti, ma soprattutto con un'azione politica e culturale, per cui lo Stato e le istituzioni diventano completamente antifasciste, ma ai ragazzi, ai giovani, si insegna storia, la storia del Novecento soprattutto, e si insegna molto i valori fondamentali della nostra Costituzione. Perché dire essere antifascisti, per quanto mi riguarda, ma credo che sia diffusa questa consapevolezza tra noi, significa essere profondamente democratici. In questo sta la differenza. Non si è anti qualcosa, è che si è profondamente democratici. Tutto quello che contrasta con la democrazia noi lo avversiamo, lo respingiamo, anche quando parliamo di modifiche della Costituzione, della legge elettorale. Il punto fondamentale è la democrazia. Sono venute fuori tante proposte, molto bene. Ringrazio in particolare anche quella proposta di Carmelo Catania. Ci faremo accogliere da Lampi di Catania per una visita guidata al Museo della Terra. Qui Gianluca ci ripete molto spesso, ne parleremo, sì, e siete potete partecipare lunedì sera presso la sala delle riunioni, presso la chiesa valdese, accanto alle Giorgio Antipra della Vinci di Apposidone, e proseguiremo questa discussione cercando di arrivare alle conclusioni. Bene, quali proposte dopo queste discussioni? Cioè, anche chi non è iscritto all'ABI partecipa a, in qualche modo, contribuisce ad arricchire, a migliorare il calendario dell'ABI, l'agenda dell'ABI. Quindi queste cose le porteremo in questa discussione. Dicevo prima, poc'anzi, con Demetrio, che è qui con noi, e Demetrio Del Fino, il presidente del Consiglio Comunale, e dell'ABI, e quindi lo sottolineo spesso, e quindi è il primo nostro interlocutore al quale pensiamo, ovviamente. E quindi qui, per stare vicini a Reggio, pensiamo che bisognerebbe, per fare questo, Catania, il Museo della Terra, Rizzico di nuovo della strage nazista, Ferramonti, campo di concentramento. Poi ci sono le proposte per andare in luoghi molto lontani. Ovviamente basterebbe una visita per comprendere più che ogni altra parola o altro libro. Lavoreremo molto nella scuola, miglioreremo, faremo tesoro di tutto quello che ci avete detto qui oggi. Tutti i contributi noi li ritorneremo a discutere lunedì sera, e poi vi invito da oggi a, lo avevo già detto, che questa proposta di modifica la porteremo all'ambito nazionale. Credo che dovremmo fare un comunicato stampa per dire che questa proposta riteniamo che vada nella direzione giusta, verso quello che noi andiamo a sollecitare dalle istituzioni. L'ultimo rigo di questo comunicato stampa, che forse avete già avuto modo di leggere, è targato, siglato da Ampi, Arci, CGL, si conclude così, facendo appello a tutta la Reggio, bella, gentile, ne parlavo spesso con il nostro comunità, con il papà di Giuseppe, bella, gentile ed antifascista, a ritrovarci tutti insieme, non solo per discutere situazioni di contrasto, ma anche per chiedere alle istituzioni di essere e di dichiararsi antifasciste. Avete visto con quale sintonia? Noi chiediamo di essere e di dichiararsi, e qui c'è una proposta di cui io parlerò all'ambito nazionale tra qualche giorno al Consiglio nazionale che si riunisce a Chianciano. Ultima cosa e concludo. È partito da poco, e quindi vi invitiamo fin da oggi, lo leggerete sui comunicati stampa, ad essere presenti con noi il 10 novembre con Cristina Schiavone e Caterina Diacopino per questo programma di la resistenza femminile, la resistenza taciuta, la resistenza delle donne. Lo faremo con Rosangela Presenti, che è la presidente degli archivi storici dell'UDI, che nacquero dai gruppi di difesa della donna, che erano l'immediata prosecuzione dell'azione partigiana.
saluti e voglio sottolineare che mi sono stati dati, in particolare da Anna Codò, che sarebbe stata con noi qui questa mattina, ma sono giorni e giorni in cui sarò malato, un po' di ferro, un po' di influenza, e quindi ci tenevo a dirlo, che il nostro partigiano di Samo, 97 anni, Pasquale Brancatisano, che ieri mi ha fatto telefonare dalla nuora, Paola Raso, perché aveva detto che noi facciamo la giornata antifascista. Pasquale Brancatisano, di 97 anni, al quale è stato dedicato un libro che io ho presentato nell'ultimo paese della provincia di Somogo, a Milano, sotto gli Alpi. Sono andato a parlare del partigiano calabrese Brancatisano. Non un saluto da, ma concludo con Gregorio, ma un saluto rivolgiamo tutti insieme, un augurio a Piuccia Muntaca. Piuccia io l'ho conosciuta all'interno dei direttivi della CGL e quindi io come Gregorio avrei voluto fortemente che fosse qui con noi a fare un intervento, perché è la prima volta che parlando insieme, visto che lei aveva capito che io stavo per portare avanti e andare in questa direzione, mi disse: io sono la nipote del partigiano Femmina, che è un partigiano che potete rintracciare negli archivi, che sono gli archivi dei partigiani stesi da Pisefale e da tanti altri. Quindi è ricoverata, è in condizioni critiche in ospedale. Formuliamo i nostri auguri perché si rimetta e possiamo ascoltare questa storia di Femmina da parte di Lucia Bonnari. Grazie a tutti. E grazie. Telemedico, sì.